Rivolgo il mio saluto al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio e a tutte le autorità oggi presenti. Oggi la Camera dei Deputati onora Giacomo Matteotti, uno dei padri della nostra democrazia, vittima dello squadrismo fascista. Esattamente 100 anni fa, dallo scranno di quest'Aula, dove è stata posta una targa in suo ricordo, Giacomo Matteotti pronunciò il discorso che gli sarebbe costata la vita. A perenne ricordo del suo sacrificio, questo scranno non sarà più assegnato ad alcun deputato. Onorevole Matteotti, si attenga all'argomento. Presidente, volete i singoli fatti? Ecco. Ad Iglesias il collega Corsi stava raccogliendo le 300 firme, la sua casa è stata incendiata. Non è vero! Le inventa lei in questo momento! Va a finire che faremo sul serio quello che non abbiamo fatto. E fareste il vostro mestiere. È la verità! È la verità! A Melfi è stata impedita la raccolta delle firme con la violenza. I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, a seguito di indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica, hanno deferito illegale al rappresentante di una società di Comiso, operante nel settore dei trasporti e della logistica, per aver indebitamente fruito di crediti d'imposta finanziati con risorse destinate agli investimenti nel Mezzogiorno e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un ammontare complessivo di oltre 704.000 euro, di cui 490.000 già portati illecitamente in compensazione. I militari della Compagnia di Vittoria hanno appurato che nel periodo compreso fra il 2017 e il 2023 la società ha comunicato all'Agenzia delle Entrate una serie di investimenti in beni strumentali al fine di ottenere agevolazioni fiscali in violazione in quanto previsto dalla specifica normativa, in quanto il settore in cui l'azienda opera è escluso dal beneficio e i beni acquistati sono risultati usati anziché nuovi. Alla luce degli elementi raccolti, finanziari hanno deferito il legale rappresentante all'autorità giudiziaria, richiedendo le relative misure ablative. Il giudice per indagini preliminari del Tribunale di Ragusa ha emesso un decreto di sequestro preventivo anche per equivalente, pari alla somma indebitamente compensata, quantificata in oltre 490.000 euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato 3,5 kg di cocaina occultata in un furgone sottoposto a controllo in viale della Regione Siciliana a Palermo. In particolare, nel pomeriggio del 21 maggio, una pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo sottoponeva a controllo un furgone con targa polacca e procedeva all'identificazione di un uomo di nazionalità polacca e una donna cieca, che nel corso delle operazioni si mostravano da subito particolarmente nervosi e agitati. Pertanto i militari effettuavano una più approfondita attività di perquisizione del mezzo, rinvenendo occultati all'interno del sistema di aerazione del mezzo, grazie al fiuto del canone di droga e l'ISIR del gruppo Pronto Impiego di Palermo, 3 involucri avvolti in buste di cellofan trasparente per un peso complessivo di 3,5 kg di cocaina, che messa sul mercato avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 300.000 euro. I due responsabili sono stati tratti in arresto in flagranza di reato e condotti presso la casa circondariale Pagliarelli di Palermo, a disposizione della locale autorità giudiziaria che lo scorso 23 maggio ha convalidato l'arresto e ha disposto la misura cautelare degli arresti in carcere nei confronti del cittadino polacco. Successivi accertamenti condotti sulle generalità fornite dal soggetto consentivano di accertare la falsità dei documenti forniti dall'uomo, che in realtà è risultato essere un pericoloso latitante di nazionalità ceca, ricercato da 4 anni dalle autorità del suo paese, condannato a 13 anni di reclusione in quanto promotore di un'organizzazione a carattere transnazionale, operante tra la Repubblica Ceca e la Svizzera, dedita al traffico di sostanze stupefacenti di diverse tipologie. Infatti i documenti utilizzati dal latitante erano riconducibili a un cittadino polacco deceduto nel 2021, come confermato dalle competenti autorità consolari.
Questa Procura della Repubblica ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania la misura cautelare in carcere a carico di un 23enne catanese pregiudicato indagato per detenzione e porto di arma clandestina, ricettazione e minaccia aggravata. Le indagini sono scaturite dalla denuncia di un noto automobilista ventenne che, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale sul gommone di Catania, sarebbe stato minacciato con un'arma dall'indagato. In particolare, verso le prime ore del mattino di una domenica di aprile, un utilitario sulla quale si trovava il giovane automobilista assieme a due amici ha colliso contro uno scooter a bordo del quale vi sarebbero state ben tre persone senza casco. Dopo l'impatto, il conducente dell'auto, avvicinatosi subito ai ragazzi caduti per soccorrerli, sarebbe stato invece aggredito dall'autista del ciclomotore che, per bloccarlo, avrebbe anche tentato di strangolarlo, mettendogli un braccio attorno al collo per poi urlare e attirare l'attenzione di altri suoi amici lì presenti con i quali si era intrattenuto poco prima di mettersi in sella. A quel punto, attorno a loro si sarebbe creato un capannello di giovani. Uno di questi, raggiunto il ventenne che era alla guida dell'auto, gli avrebbe addirittura puntato una pistola alla testa per obbligarlo a mostrargli i suoi documenti e fornirgli il suo numero di cellulare. Il ragazzo, terrorizzato, sarebbe stato accusato di aver provocato un incidente stradale e perciò obbligato a risarcire il danno causato. Il giovane armato infatti gli avrebbe intimato di recarsi verso mezzogiorno presso un bar sul lungomare della città per risolvere la questione. Il ventenne, però, spaventato da un così grave gesto, si è subito recato dai carabinieri, esponendo ciò che gli era accaduto e descrivendo minuziosamente l'uomo armato di pistola. Immediato l'avvio delle indagini da parte degli investigatori, che nel giro di poco meno di un'ora sono risalite all'identità del 23enne, individuando naturalmente anche l'indirizzo della sua abitazione. A casa però il ragazzo non c'era, evidentemente temendo di essere raggiunto dalle pattuglie, ma i militari hanno comunque fatto irruzione alla presenza dei parenti conviventi di lui, hanno eseguito una perquisizione alla ricerca dell'arma. Effettivamente nella sostanza i carabinieri hanno ritrovato la pistola adoperata per la minaccia, una semiautomatica con matricola a brasa, completa di caricatore e due proiettili, che è stata sequestrata assieme al relativo munizionamento. Per tale motivo al ragazzo è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, eseguita dai carabinieri del nucleo operativo di Piazza Dante. È passato anche da Sant'Agata dei Libertati il Cateno in Tour, il camper delle libertà. Al Teatro Verghe, in presenza del sindaco di Sant'Agata dei Libertati, Marco Rubino, Cateno De Luca, candidato alle prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno, ha tracciato il proprio programma elettorale. Abbiamo bisogno di etica, di esempi buoni per poter realizzare una buona politica. Queste le parole del sindaco di Battiati Marco Rubino, lamentando anche che i nostri giovani, non trovando lavoro, sono costretti a emigrare lasciando la propria terra. Mentre Cateno De Luca definisce i sindaci statisti di frontiera, in quanto proprio per la propria comunità un sindaco rischia di lasciare la propria carriera per intraprendere proprio la missione di sindaco. Un amministratore, di qualcuno che sta spendendo tanto personalmente per realizzare una buona politica. Abbiamo bisogno di etica, di esempi buoni. Io non vi voglio annoiare con delle parole che sentite dire da tutti, ma c'è una grande differenza. Mentre gli altri hanno avuto decenni per dimostrare e far crescere questa terra, la nostra Sicilia, non ci sono riusciti. Fanno chiacchiere. Non ci sono riusciti. Non c'è riuscito nessuno perché la disoccupazione continua a esserci, il precariato continua ad esserci, la gente sta male. I ragazzi, io qui grazie a Dio c'è una platea piuttosto giovane, i nostri ragazzi sono costretti a studiare e andare fuori. Per quale motivo? Perché non pensa qualcuno a una programmazione con una certa visione? Pensa che comunque, piaccia o non piaccia, per i siciliani l'Europa è un contesto molto lontano, non ci appassiona. Non avete torto, perché se andiamo così ad analizzare velocemente cosa ha rappresentato l'Europa per l'Italia, per il Meridione, per la Sicilia, oggi sicuramente la nostra posizione, che è una posizione molto critica, è una posizione che si basa sulla constatazione degli effetti della nostra presenza in Europa e soprattutto di come le nostre tradizioni sono state messe in discussione, la nostra identità.